l'imperatore. Si chiamava Dondolo. Scusino. Chi è quell'imbecille? Sono io. Chi l'ha fatto entrare? Fuori, cacciatelo fuori. Che roba da mare. Scusino, Dando, io non sapevo che fosse occupato. Pezzo d'animale. Incosciente. Ma lo capiscono che c'è rovinato la scena, lo capisci? Ma che stai venuto a fare? Mi hanno detto che occorrevano delle comparse per il film di Napoleone ed eccomi qua. C'è mica bisogno di arrabbiarsi tanto, sa. Tutti abbiamo una casa poi in fondo. Ma che Napoleone? Ma qui non si gira Napoleone, si gira Nerone. Napoleone si gira piano numero 3. Chi ha detto le comparse di Napoleone? È il capogruppo Mericoni. E chiamali Mericoni, dai. Mericoni! Mericoni! E dove vuoi andare adesso? Vado via, mi hanno detto che non si può stare qui, scusa. Non si esce di là, si esce di qua. E io gli chiedo scusa, non conosco l'ubicazione, sono nuovo. Ma questo Mericoni dov'è? Si può sapere? Eccolo. Mericoni. Caccale, era tu? Stava a caffè, che è successo? Ma caro Mericoni, stiamo attenti, qui c'è una comparsa del suo gruppo che dopo di aver rovinato una scena si permette pure di rispondere. E mo, scarico subito. Oh, ma che sei matto? Chiedi scusa al dottore, via via, su le mani! Su le mani! Un po' di rispetto, per bacco. Voi non sapete con chi parlate. Io sono un grande attore, sa? Non bisogna approfittare della crisi del teatro. I miei successi sono proverbiali, alla Scala di Milano, all'Ippopotamo di Londra. Ma che me frega! Scusa, non tu ce l'hai più. Cammina, sulla te scarico su. Ma che grande attore, ma perché? Ava! Ah, adesso arriva lei. I had a drink and nobody called me. Che dice? Che stava bevendo un whisky e dice che nessuno l'ha chiamato. E va bene, andiamo ragazzi, si ricomincia. Presto, vai, vieni, vieni, vieni. L'orologio! I romani non lo portavano l'orologio. A chi manca il Korbach? A me, per favore. Siamo pronti? Vamo presto, che regista è già arrivato, oh. Poi sali via con me. Che ancora si rasta, te. Che lavora. Io lo sarebbe scaricato per quello che mi ha combinato oggi. Ma io sono buono di cuore. Io conosco tutti, io te voglio perdonare. Vestami questo. Andiamo. Che bellezza! Sono caporale! Anch'io sono caporale! Signor Mericoni! Guardi un po'! Oh, qui stiamo a fare il cinematografo! Vedi che sembra un fagotto, dai un altro! Mi dispiace! Se resti altro! Franceschini Armini, Giacomini Armando! Strip! Mariani Giovanni! Signor Mericoni! Che vuoi? È stretto. Eh sì, è stretto, dai una. Giovannardi! Sente! Martinelli! Eccolo qua! Peggio! Nardi! Signor Mericoni! Oh, ma che mi hai preso a servizio? Ma che vuoi? Che arriva la Garbo? Che vuoi? Andrebbe a far vedere io, no. È stretto. È stretto, dai un altro! Oh. Nardi! Sente! C'è Nardi. Zurli c'è? Per Dio potere. Andate a prendere un caffè. Hai fatto? È stretto. È stretto, dai un altro. Questo qui, questo non va bene, questo. Questo. Nardi. Lì va bene, questo. Dove sta Magnardi? Oh. Dove sta Magnardi? C'è Mario. Oh. Adon. Oh, io mi metto a piangere stamattina con te, ma che vuoi? Non mi vuol dire. Come sto? Ma questo è quello di prima. Ma come stava largo? Avevo mangiato da poco, per forza. Ma questi no, Ai. E perché vuoi da me? Te la vesti? Io l'altra roba se vuoi lavorare! Ma vuoi lavorare, sì o no? E non mi tormentà! Andiamo, via giù, camminiamo! Ecco, fermatevi tutti qui. Adesso andiamo in teatro. Non vi squagliate, che nessuno si squagli! E tu non vai bene. E perché io? E vatti a spogliare. A me mi ha mandato Bertolazzi a lavorare. E che me frega, ti fai pagare a Bertolazzi? I granatieri devono essere tutti uguali. Oh, qui stavo a fare cinematografo, ma che vuoi? Io voglio lavorare, voglio. Tu come ti chiami? Elvezia. Elvezia. Vuoi fare il cinematografo? Certo. Lo sai dove sta l'ufficio mio? Sì. Allora via lì, Vabbè. Ma chi se crede da essere? Se io ricordo i sindacati. Perché? Che è successo?
Quel fanatico dei Meniconi mi ha scaricato perché dice che sono troppo basso. Tu? Sei più basso degli altri? Per bacco. No, mettetevi tutti in fila come soldati e silenzio. Il cinematografo non è niente. Basta saperlo fa. La nostra Elveziuccia la facciamo diventare una diva. Che bravo. Come ti chiami tu? Cinzia. Domenico, ecco il misuratore. Dopo andiamo a pian caffè, eh? Vabbè. Eccoci qua. Il cinema è tutta organizzazione, tutta preparazione. È la produzione quella che lavora. Il regista mi ha detto che devono essere tutti uguali. E io tutti uguali li porto. Eccoci qua. Siamo un po' altini, eh? Ragazzi, state ma senti bene. Adesso andiamo in teatro. Fino alla pausa non se ne muove nessuno. Se no stasera io ve scarico tutti. Hai capito? E incominciamo da te. Venite appresso a me. Andiamo in teatro. Uno, due. Andiamo? Coraggio! Di testa. Oh, bella! Questo ha i riflessi inversi. Chi è? Sono io. Non lo vede che sono io? Ah, già, è vero. Scusi, dottore. Ero distratto, sa, mi giro la testa. Già. Mi parli con franchezza. Tanto qui nessuno ci sente. Sì. Mi dica, lei è pazzo? No, dottore, no. Mm. Io non sono pazzo. Permesso? Avanti, che c'è? Scusi, dottore, dallo stabilimento cinematografico hanno portato gli abiti di questo signore. Va bene, metteteli lì. Dottore, il direttore la prega di passare immediatamente al reparto 19 per quella visita. Ho capito, ma adesso non posso, da fare. Va bene, dottore, riferirò. Dottore. Con questa infermiera io mi sento pazzo. Ma non mi faccia ridere. Io so benissimo che lei non è matto. E allora perché non mi lascia andare via, scusi? Prima devo farle alcune domande. Segga lì. Mi dica un po', perché lei è saltata addosso a quel disgraziato che non le aveva fatto alcun male? Lo dice lei? Dottore, deve sapere che è da sempre che il caporale mi perseguita. Il caporale? Ma perché? Era suo caporale sotto le armi, forse? No. E allora perché lo chiama caporale? Perché ha la faccia del caporale. La faccia del caporale? Oh già. Dottore, vi spiego. L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone. Uomini e caporali.
La categoria degli uomini è la maggioranza, quelli dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grama. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque. Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa. A qualunque ceto essi appartengano, di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso. Hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi. Pensano tutti alla stessa maniera. Perbacco, la sua definizione è esatta. Non ci avevo mai pensato. Lo vede, dottore? Sono pazzo? Pazzo? Più saggio di così si rischia di impazzire. E questo? Sì. Allo? Sì? Prego. Grazie. Sì? Eh? No, scusi, ho qui un caso interessantissimo. Ma no, ma non posso mica dividermi in due, andiamo. Va bene, signor sì. Signor sì. Sì, vengo subito. Maledetto. Sono anni che mi tormenta. Sì, ma chi è? È il direttore della clinica. Ah. Mi ha fatto una lavata di testa perché dice che io sto qua perdendo il tempo con lei. Lo vede, dottore? Anche lei c'è il suo caporale. Ha proprio ragione. Maledetti caporali. Allora possono andarsene. Senta, prego, si accomodi. Quello che lei mi stava dicendo è molto interessante. Continui, la prego. Dunque, la mia odissea si inasprì durante la guerra. C'erano i tedeschi, ma non c'era niente da mangiare. Davanti a quei pochi negozi aperti si faceva la fila. Quattro. Quattro per volta. Ma come si deve dire? Signore? Oh, guardi quel puntino nero lassù. Dove? In direzione del mio dito. Vede? Un puntino nero. Non è un aeroplano quello lì? Ma io non lo vedo. Scusi, Ci mancherebbe altro. Guardi, in direzione del mio dito. Vede sul terrazzo per aria? Lo vede? Ma io non vedo niente. No? No. Strano. Eppure vi era parso. Ma dove? Ma non lo so. Dice lassù. Signore? Signore? Guardi quel puntino nero lassù. È dove? Un aeroplano quello lì. Dove? Scusi, dice lassù, lui. Pre. Vede quel puntino nero laggiù? No, io non vedo niente. Non lo vedo, no. Non vedo niente. Lei lo vede? Ma non vedo niente. Eppure mi era parso. Per me non c'è niente. Signore, guardi, lo vede lei quel puntino nero piccolo piccolo lassù in quella direzione? No. Un aeroplano quello? No. Non lo vede? Scusi, scusi. Prego. Guardi quel puntino piccolo lassù in questa direzione. Io non vedo niente. Adesso sta attraversando la nuvola. Non lo vedo. Strano. Eppure ci deve essere. Amico, voi stavate indietro. Beh? Stavate indietro, sì. Al posto mio e del signore. Non alziamo la voce. Ma come non alzare la voce? Il milite. Ma che milite? Ma che quattro non si deve venire! Oh! Quattro per volta. Quattro per volta e basta. E non ci facciamo conoscere. Perché gli avete dato il posto? Ma per quale ragione? Ma chi credete essere quel signore? Silenzio! È passato avanti. Come si deve venire? Ma bisogna rispettare l'ordine. Ma ci vuole un po' più di disciplina. Oggi qualcuno va a finire dentro perché oggi è proprio giornata. Lasciate voi! Siamo in guerra! Il nemico ci ascolta. Quanto? Dai. 10 lire. Dieci lire? Sì, sì. Ma come, una fila che ci vogliono 2 ore. Io ci ho messo 5 minuti e 10 lire.
Ma io sempre tanto pago, sa? Ma caro signore, bisogna vedere come gliel'hanno fatta questa fila. Con altre 5 lire, basta. Adesso un po'. Ho rischiato la galera. Scusa! Che spavento. Siete voi l'omino delle file? Chi ve l'ha detto? Un'amica mia. Fidata? Fidatissima. Il signor sta d'accordo? Lo so. Perché qua, sono Sentite, io ho visto che c'è molta gente, ho paura di non fare il tempo per sì. L'olio. Me lo potete prendere voi? Sì. Filuscio, signora, filuscio. Ma non vi ci vorrà molto tempo, la fila è lunga. Signorina Borghese, sono attore, quindi ho i miei sistemi, conosco i miei trucchi. Intanto anche a questi io vengo subito. A voi. La signora? È un'amica mia, state tranquillo. Fidata? Fidatissima, buongiorno. Va bene, arrivederci. Dunque. Schweigen. Non è il fascista di prima. A me mi pare qui. Thank you.
Sonia, sei tu? Sì, sono io. Hai ricevuto? Sì, caro, grazie. Ma ho paura. Ho paura che tu ti possa compromettere seriamente. Perché? Ma come perché? Per la roba che mi mandi. Se ti scoprono... Ma no, stai tranquilla. Non mi accadrà nulla, vedrai. Tutto andrà bene. E poi io per te sono disposto ad affrontare qualunque pericolo. Come? Per te affronterei qualunque pericolo. Volemo fare silenzio con addormere, Biadamesi. Ma che succede? E uno dei vastidali dice che deve dormire. Sei troppo imprudente. In fondo che cosa sono io per te? Una semplice compagna di sventura. Conosciuta tra i reticolati. Cosa vuol dire questo, cara Sonia? Ormai, attraverso questa specie di telefono, io mi sono seriamente affezionata a te. Anch'io mi sono affezionata a te. Sono sola al mondo, lo sai? No, Sonia cara, tu non sei più sola. Ci sono io per te. Anch'io sono solo al mondo. Senti, quando saremo liberi, se lo saremo, tu verrai a Roma con me. A casa mia. Non è una reggia, è una bella casetta, piena di comodità. E poi c'è una vista meravigliosa. Sì, caro, se tu vuoi così. Certamente che voglio. Eh? Oh, senti, adesso ti lascio perché sento i passi dei teutonici. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.
qualcuno di voi forse ancora non mi conosce. Avrà certamente sentito il mio nome. Io sono il colonnello Hamler. Al solo nome di Hamler, in tutti i campi di concentramento nazisti passa un brivido di terrore. Dei fatti inauditi sono avvenuti qui. Qualcuno di voi, per sua fortuna non ancora individuato, ha osato persino rubare dei viveri destinati alle truppe germaniche. Vi avverto però che d'ora in poi in questo campo sarà mantenuto il regime più duro e spietato. E se qualcuno di voi si permetterà ancora di violare i regolamenti, conoscerà a sue spese il metodo dell'inflessibile colonnello Hamler! Se entro 15 secondi il colpevole di questo grave insulto alle truppe germaniche non si sarà denunciato, 100 di voi saranno fucilati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ma nun bin ich durch, Schatz. Sagen Sie dem Chefarzt, dass ich meine Ohren ausführen muss. Gut. Fertig! Halt! E qui si perde tempo. Ich warne Sie, mir diesen Mann sofort zu übergeben. Dieser Mann soll als Versuchskaninchen dienen für ein atomisches Experiment, das dazu beitragen soll, unsere Wehrmacht schneller und unverletzbarer zu machen. Für den Ruhm des Dritten Reiches. Heiliger! Gespovento. Und wer, Herr Chefarzt, übernimmt die Verantwortung? Machen Sie sich keine Sorge. Nach mehreren Experimenten wird er bestimmt sterben. Gewehr, ab! Grazie, grazie. Dankeschön, Dankeschön, mein lieben Colonel. Ja. Vieni con noi tu, italiano. Grazie, colonnello. Grazie, mi avete salvato la vita. Grazie. E a pensare che dicono che siete così cattivi. Come alle volte l'apparenza inganna. Signor colonnello, Bittichen, se dovesse capitare a Roma, questo è il mio biglietto. Mi venga a fare una visita a casa mia. Anche lei, eh? Ci facciamo una bella spaghettata alla Matrisanen. Kolossal! Wunderbar!
Diese See, meine Herren Kollegen, die atomische Ladung greift das Gehirn des Patienten an und rutscht langsam entlang des Rückgrates und verursacht so eine atomische Proportion in den Gliedern, besonders in den Untergliedern. Und so, wenn tausend Mann auf diese Weise behandelt worden sind, dann sind sie imstande, den Feind mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde angreifen zu können. Herr Oberst! Ihre Erfindung wird bestimmt das Dritte Reich zum siegreich Ende führen. Heil Hitler! Herr Oberst, was für eine Dauer hat diese komische Ladung auf das Subjekt? Genau 2 Stunden, 36 Minuten und 58 Sekunden. Genug Zeit, um den Krieg zum siegreichen Ende zu bringen. Heil Hitler! Lassen Sie eine Bemerkung, Herr Oberst. Glauben Sie nicht, dass es zu viel Zeit in Anspruch nimmt, einzelnen Element unserer Wehrmacht zu laden? Nein. Denn der Patient wird zu einem lebendigen Akkumulator. Und die Ladung verteilt sich dann weiter nur durch die Hautberührung. Halt! Jol! Der Patient kann gehen. Da es sich aber zunächst um ein Experiment handelt, muss der Gefangene jetzt für 2 Stunden isoliert werden. Damit er nicht die atomische Proportion weiterleitet, bevor wir die Genehmigung des OKW erhalten haben. Heil Hitler! Ja, hast du denn etwas davon verstanden? Nee, beschaff nicht. Das ist nicht für mich. Für mich genauso, aber dafür darf ich mir jetzt eine gute Zigarette anschauen. E così, approfittando della situazione atomica che si era venuta a creare nel campo, corsi da Sonia e fuggimmo insieme. Attraversammo campi, valli campomonti, ci servimmo dei mezzi più svariati di locomozione. E dopo tutte queste pere per sia, dopo tutte queste pere per sia, arrivammo finalmente a Roma nel momento in cui la città veniva liberata dagli alleati. Viva! La casa non è un granché. Io la presi per la veduta. Aspetta un momento e vedrai. Guarda un po'. Oh, è meraviglioso. Che ti dicevo? Oddio, certo non è una reggia, eh? Ma capirai, figliola mia, con la crisi degli alloggi, altro che reggia, questa è una super reggia. Poi vedi, la bellezza di questa casa, la comodità, voglio dire, è che l'affitto è bloccato. E che vuol dire affitto bloccato? Non sai cosa vuol dire affitto bloccato? Già, tu sei straniera. L'affitto bloccato sarebbe che il padrone di casa non mi può aumentare l'affitto. Quanto paghi? Niente, affitto bloccato. Te lo dici stessa la parola, cioè il verbo bloccare. Vedi, poi la bellezza di queste casette è che sono carine, è vero, che hanno quel tipo di chalet svizzeri. Hai visto mai quei chalet svizzeri? E poi non sono ingombrante, sono piccolino, non c'è la scala, l'ascensore è pericoloso. Costruzione, sebbene piccola, ma sono costruzione forte. Guarda un po' qua che roba. Ah! Dio, ti sei fatto male? Proprio, qui sul malevolo del cervello. Oddio. Passa. Un altro colpo di questo e mi viene la meningite. Le meninge. Ma pensiamo alla salute. Certo, stavo meglio prima, eh. Dunque, passiamo appresso. Qui abbiamo l'office, cioè l'anticucina. Fornello a legna, a carbonia, come si vuole. Qui abbiamo la batteria di cucina, assortita. Vedi, questa cassa funziona da ripostiglio. Oggetti, sa, oggetti cose, come mette dentro. Qui abbiamo dei fiaschi, la comodità e questa tenda. Quando uno sta a letto in disabilità, non vuole servizi, sa, viene gente, visita, passa qualcuno, tira la tenda e non ti vede nessuno. Oh, certo, l'unica cosa bruttina in questo ambiente, lo so, è una stonatura, è questo lavabo. Ma un antiquario mi ha detto che questo è antico, è un Luigi.
Luigi... Adesso non mi ricordo bene che Luigi mi ha detto. Certo è Luigi importante, eh? La Gongolina no. Questa è imitazione. Si vede. Come ti conosci? Ah. Sempre bene. Oh, un signore, ti piace questo? Un signore amico mio, che se ne intende, mi ha detto che questo è un drumò olandese. Io l'ho comprato a Campo di Fiori, poi l'ho fatto la pezza. Ma una volta si fanno degli affari. Pillettino è stretto. La verità, è stretto. Però è comodo, morbido, materasso tutta lana. Sta... E che diavolo. È un'ana che è disabitata. Ma non ti preoccupare, caro, vedrai, metterò tutto a posto io. Sono una brava donna di casa, sai. Me lo immagino. E questa è la mia vecchia chitarra. Perché tu suoni? Suono, suono, canto, cioè canto, cantavo. Ah. Adesso il campo di concentramento, la voce, è partita. Faccio anche canzonette. Anzi, durante la prigionia ne ho pensato una per te. Per me? Mm-hmm. Non te lo volevo dire, ma... Fammela sentire. No, lascia fare, io canto. No, fammela sentire. Non più voce, l'ho perduta. La vuoi proprio sentire? Sì. Proprio? Sì, sì. E dopo non mi meni? Non mi picchi? Sì. Sto cor analfabeta tu le porta da scuola e sei imparato a scrivere e sei imparato a leggere soltanto la parola amore e niente più. Amore, amore mio, sei tu femmina amata, passione, passione che sta vita dai calore. Quando ti passa bocca vellutata, che sto velluto m'accarezzo cuore, sto cuore che tu pa mano l'hai portata a scuola e s'imparata a scrivere e s'imparata a leggere. Amore, niente più. Eh? È bella questa canzone. Ti è piaciuta? Ma l'hai scritta proprio per me. Se capisci che l'ho scritta per te, e per chi la scrivevo allora? Sembra scritta per un'innamorata. Già. Che strano, eh? Sembra scritta per un'innamorata. E ora andrò a letto, no? Andiamo, su. Sì, ma... Sì, ma cosa hai capito? Ma tu dormirai nel mio letto. E tu? E io mi arrangio da un mio amico, un amico fedele, nella sua baracchetta che mi dà ospitalità. E starò bene, vedrai. Che serata, eh? Beh, vai a letto. Ciao, eh. Buonanotte. Mi sentivo animato, pieno di coraggio, e nei giorni seguenti cercai disperatamente lavoro. Bussai a tutte le porte e finalmente una mattina... Signor Esposito! Signor Totò Esposito! Che c'è? Che è successo? C'è un espresso per il signor Totò Esposito. E sono io. Lei? Scusi, ma dove abita? Abito qua. Ma io l'ho visto uscire di là. E va bene, che vuol dire? Perché stavo col cavallo. Più conosco gli uomini e più amo le bestie, amico mio. Questo è l'espresso per me? Aspetta, tu vuoi la mancetta, eh? La mancetta, eh? Beh, si capisce. Una mano lava l'altra e tutte e due si lavano la faccia. Poi se non c'è tra di noi, chi ci deve aiutare? Veramente gentile. Lo so, dove l'ho messo? Beh, ho dimenticato il libretto che li assegno a casa. Un'altra volta, eh? Buona Pasqua e buon Ferragosto. Sono emozionato. Sono emozionato. No, così, no, nemmeno così. Ecco fatto.
Sonia! Sonia! Che c'è? Ci siamo. Gli americani hanno scritto i contratti e te. Lavoriamo al teatro. Te do and Sonia, due tisti. Due tisti. Ma io non so fare niente. Cosa vuol dire? Non ti preoccupare, ci penso io, ti insegnerò io. Tu ballerai, canterai, farai tutto. C'era, c'era, c'era. Ma conosco tutti, volete capirlo di fare silenzio? Mr. Black sta lavorando e non vuole essere disturbato. Se no si arrabbia e caccia via tutti. Tu, paesà. Paesà? Senza lettera d'ingaggio, niente job, non si lavora. Ma sergente, ad un artista come me non si chiede una lettera d'ingaggio. Basta la mia voce per far aprire tutte le porte. Verranno a te sull'aure i miei... Te l'ho detto io, da stai zitto. Mr. Black è molto nervoso. Shut up! Vieni, parla tu col militare americano. Please. We have this letter for Captain Black. Ah, you want to talk to Captain Black? That's right. Chi è? Lei può parlare con Captain Black. Mi dà la lettera. Thank you. A chi? A lui? Ah, sì. Thank you. Welcome. Scusami, you speak English? Yes. È già americano, per forza. Dunque, noi, questa lettera avuto per engagement, per travagliare qui nel teatro per le troupe. Yes. Capito? Yes. Yes. Non è mica difficile l'americano, poi. Sit down. Sì. Sit down. Non capito. A set. E parla americano, figlio mio. Sono artisti anche loro? Sì. Coppia di ballo? No. Siamo due artisti? Facciamo i duetti. Meno male, perché mia figlia è ballerina solista. Ah, fa il classico, il moderno. Mimi, alzati, fai vedere le gambe al signore. No, signora, lasci fare. Voglio che veda le gambe di mia figlia. Magari un altro giorno, veda. Mimi. Però. Con queste gambe è un'ora che stiamo facendo anticamera. Signore, ci vuole pazienza. Veda anch'io con queste gambe. Faccio l'anticamera. Tu? Niente, goodbye. Tu aspettare con figlia. Aspettare un'ora che stiamo aspettando. Aspettare. Signore, prova a fargli vedere le gambe di Mimì, alle volte, sa? Cosa vuole che capisca? Cioè, è un militare di bassa forza. You can see Mr. Black now. Oh, thank you. Wunderbar. Guten Nacht, Frau. I soliti raccomandati di ferro. Mia cara signora, si stava meglio quando si stava peggio. Come in. Sir, the party I told you about. Okay, John. Come in, please. Oh. Grazie. Hello, baby. Beautiful girl, a beautiful girl. Sit down, please. We received a letter from you, Mr. Yeah, io parlo italiano. Io capisco. Mi sembra che anch'io capisco tutto italiano. Zitto tu. Italiano. Cigarette, huh? Thank you. Come ti chiami tu? Diglielo. Sonia. Sonia. Whisky for piccola Sonia. Gentile. Whisky. Beautiful girl. Here, Sonia. Thank you. To you, Sonia. Do you dance? No, veramente noi facciamo il duetto. Siamo duettisti. Zitto tu. Yes. We are partners, you know. Yeah, my little Sonia. Tu conosci nostre belle canzoni americane? Yes. Oh, yes. Oh, yes. Polvere di piselli, polvere di stelle. Zitto tu. Yes. Tu conosci Jingle Bells? Oh, yes. Jingle Bells, our fun is to ride on a open sleigh. Jingle Bells, jingle all the way. How much fun it is to ride in a one-horse open sleigh. That's good. That's fine. Go to it. Oh, what a beautiful girl. Beautiful girl.
contratto per piccole togne. We're partners. Yeah, yeah, come right over here and sign the contract. Contratto. Yeah, yeah, piccole togne contratto with Sonia. Sit down here. Sì. Chi ti ha detto di salire qui? Lei, no? Sonia ho detto, Sonia ho detto, Sonia! Ferma qua, Sonia, ferma. Contratto. Tanto contento, piccola Sonia, fa parte del nostro spettacolo. Tu, non rubare penna, tu. Ma mi ruba la tua mia. Tua fisonomia piacerà molto soldati americani. Adesso tu andare a provare i tuoi costumi. Voglio venire a vederti, voglio venire a vedere prove, piccola Sonia. Voglio venire ad applaudire il teatro, piccola Sonia. Beautiful girl, beautiful girl, beautiful girl. Chi cercate? Io partner, Sonia. Via! Va via! Via di qua! Go home! Perché tremi? Toto, ho tanta paura. Ho tanta paura, ho tanta paura. Cominciamo col dire che sei in errore. Perché la paura non fa 80, la paura fa 90. E poi paura di chi? Non vedi io come sono calmo, per bacco? Ma che c'entra? Tu sei un artista, sei abituato ad affrontare il pubblico. Il pubblico non mi fa ridere, il pubblico. Quattro soldati che vogliono solo divertirsi, che tutto va bene, sono di bocca buona. E poi te lo dimostri il duetto che ti ho insegnato, no? Semplice, facile. Facile, lo dici tu? Ma come se l'hai imparata così bene, l'hai imparata? Su, coraggio! Faccia d'ossa ci vuole! Ne spa, Fräulein! Mr. Black, perdonatemi, io non sapevo, scusi. Perché sputare? Perché gargarizzavo. Chi sei tu? Tenore. Tenore? Sì. No, tenore. No, tenore. Io sono sempre stato tenore. No, via, via, tenore. Via. Ma via, tenore. Niente, tenore. Get out. È il mio contratto. Finito contratto. Get out. Finito contratto. Non si può, sono svestita. Chi è? Mr. Black. Ah, s'accomodi, È inutile, per le ragazze per bene non c'è niente da fare. Mia figlia è un mese che non riesco a farla scritturare. Ed è ballerina solista, fa i classici del moderno. Mimì, vieni qua, fai vedere le gambe, signor pompiere. Signora mia, ma che me fa vedere? Io so te servizio. Oh, scusi, Mr. Black. Chi sei tu? Chi ti ha detto di farti entrare? Fuori di qui! Get out of here! Fuori, via, via! Fuori! Fuori, get out of here! Fuori! Come on, Master John, che è questo? Vai via, 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 via! Oh, little baby. Questa sera debutta piccola bambina. Grande successo. Thank you. Thank you. Zitto tu.
Ah, nice costume. Le piace? Io accompagno a te. È vero che carini così. Zitto tu, ok. Belmoretto, dico a te. A me? Mm-hmm. Scusi, sa, ero sopra il pensiero, distratto. Dica. Lo sai chi sono io? Ma veramente? Sono una gigoletta. Ah, sì? Ma sai, io sono forestiero. Gigoletto, bravo, molto piacere, signore. Vedi, a me piacciono gli uomini brutali, mascalzoni, ah, sì? Forti. Bene. Sì, dammi uno schiaffo. A chi? A me, uno schiaffo. Signora, ma che pazza lei. Ma come uno schiaffo a una persona che non conosco? Uno schiaffo forte! Ma ci mancherebbe altro! Uno schiaffo! Ma io non ho mai messo una donna! Ma uno schiaffo, uno solo! Poi dici che uno va in galera? Vuole? Sì! Uno schiaffo? Sì! Sul serio? Sì. Ciata! Così mi piaci! Forte, brutale, ancora! Minacciami, picchiami! Ti faccio una faccia così? Sì! Porca miseria, un cazzotto in testa! Sì! Ti sfondo il cervello! Sì, sì, sì! Ti chiappo, ti faccio pezzi di scamazza sotto i piedi così, za, za, za! Così! Che bello! Minacciami, minacciami! Ah sì? Che? Allo, boy! Leva di là la blusetta. La blusetta no, 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 no. Leva di la blusetta! La blusetta no, 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 no. Se non la vuoi levare... Io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella. E la gonnella? No, 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 no. Ragazzi, levati la gonnella. La gonnella? No, 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 no. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Levati la camicia. La camicia no, 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 no. Porco qua, porco là, levati la camicia. La camicia no, 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 no. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Signore mio, che cosa vuoi fare? Ti voglio ammirare. Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande! Io lo facevo per voi. No, e levati la giacchetta. Io sono signorina, no, 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 no. E levati la giacchetta. La giacchetta, no, 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 no. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Piano. Basta. E levati i pantaloni. I pantaloni, no, 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 no. E levati i pantaloni. C'ho le mutande rotte. Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò. No, no, se non no, li vuoi levare, io qui ti sparerò. E levati la camicia. La camicia, no, 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 no. E levati la camicia. La camicia, no, no, no. Ah, se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi. Mi vuole ammirare dalla testa ai piedi. Che ti dicevo io? Hai sentito che è successo? Che pare? Ma come mi pare? Ma scusa, le orecchie non ce l'hai?
Non hai sentito gli applausi? Ma io ho sentito anche qualche fischio. Ma che c'entra i fischi? Tu non lo sai, gli americani quando applaudiscono, fischiano. Paese che vai, americani che trovi. Tu da Mr. Black. Vengo subito. Not tu, signorina. Oh. Me? Does he want only me? Yes, he's waiting for you. Come on, let's go. Shall I go? C'è la gotta? Come on, come on! Ah, ho capito io, sì. Scusi tanto, è un po' emozionato, sai, debutto. Dunque, dici così che la comare di Mr. Black c'è la gotta. Oh, come on, let's go! Americano, in fondo, poi non è difficile. Come in. She's here, sir. Okay, it's done. Come in, please. Mi ha fatto chiamare? Oh. Ah! A little Sonia, bravo! Bravo, 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 bravo! Wonderful! Sure, sit down, please. Ma io veramente there. Mi devo vestire. Oh, no. Mai. Mai vestire. Oh, whisky. No, guardi, io devo andare adesso, è tardi. Oh, no, sit down. The festeggiare. Bicchiere, festeggiare, grande successo. No, grazie, non per me. Sonia, baby, come no, to no. Daddy. No, non posso. Tu non sei gentile. Ma mi lasci andare, guardi che chiamo gente. Ma chi vuoi chiamare? Chiamo gente. Oh, Sonia, no, baby, no. Come to me. Che succede qui? Che è successo? Che c'è? Chi c'è? Chi ha fatto entrare tu? Via! Sì, vado via. Però prima porti via con me Sonia. Non ti arrabbiare. Io capisco tutto. Poi... fare business, eh? Ok. Ok, un corno. Per chi ci ha preso? Cosa credi che siamo noi? Sì, è vero, siamo della povera gente, ma questo non l'autorizza a mancarci di rispetto. Si vergogni! You basta! Sì, ci picchi. Ci picchi, ci può picchiare, ci può far picchiare, ci può far arrestare, può fare quello che vuole. Tanto lei qui è il capo, è quello che comanda tutto, fa e disfa piacere suo. Ma si ricordi però, qualunque cosa lei faccia, rimane sempre quel porco che è. Io non capisco niente. Ma tu stupido. Sì. Via. Sono stupido. Via. Andiamo via però. Andiamo via. Via. Come in. The other one, it's you, sir. Okay. Mi ha fatto chiamare, Mr. Black. Passarono alcuni anni e la nostra storia rimase confusa con quella di tanti altri. Si ricostruiva. Pian piano scomparivano le tracce della guerra. Per molti era il ritorno alla normalità. Per me furono anni difficili. Sonia mi fu compagna in lunghi periodi di sconforto, di ansia, di speranze vane. Giungemmo così all'epoca degli scandali e dei memoriali. Pronto, direttore? Sono Gabriella. Abbiamo trovato il tipo adatto. Sì, è qui in anticamera. Abita in una baracca proprio vicino al luogo del delitto. Qual è la portiera dello stabile dove abitava la vittima? Venga, prego. Anche lei è memorialista? Prego, io sono testimone oculare. Oculare? E beato lei. Veramente, io non ho oculato niente, ma loro dicono così. Beh, il memoriale è quasi pronto. D'accordo, caro. Allora, appena finito di battere a macchina, verrò su col nostro uomo. Ha sentito, cavaliere? Le pubblicano il memoriale e anche la sua foto. Oh, la foto, bene! Complimenti. Bene. Mi fa tanto piacere per te, cara. Capirà, una foto su un rotocalco. Può darsi che con questa faccenda io sfondi nel cinema. Da spedire subito. Va bene, signorina. No, no, questa ragazza nel cinema sfonda. Io credo. Lo dico io. Io credo. Arrivederci. Spaventa.
Non ci faccia caso, sa. Il mio collega è muto. Ah, sì? Un giornalista muto? Che strano. Pende alla salute. Vogliamo andare dal direttore? Signor Totò, prima però una bella fotografia. Sì. Geppetti, svento! Pronti? Qui, così. Sorrido, prego. Sì. Grazie. Quando è? Avanti. Direttore, questo è il signore di cui vi ho parlato poco fa per telefono. Il signor Totò Esposito. Tanto, 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 tanto lieto. Tanto sono io. Si accosti. Grazie. E questo è il memoriale. No, no. Scusi, non sapevo, abbia pazienza. No, 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 no. Un poltrone. Un poltrone? Starà più comodo. Grazie. Prego. Prego. No, prima lei. Prego. Vuole così? Così sia. No, non posso permettere che lei stia in piedi, scusi. Prego, non è possibile, grazie. No, sta in piedi lei, allora ci sediamo tutti e due. Diamoci un appuntamento sulla sedia. Che simpatico. Che simpatico. Grazie. Non posso offrire qualche cosa? No. Un tè, un aperitivo, un cognac? No, grazie, non bevo. Sigarette? Ah, no, non fumo, grazie. È saggio? Come? Di quel saggio? No, no, io sono napoletano. Che simpatico! Ma che simpatico! Non fa inteso, non capite, è di saggio. Perché no, sono napoletano. Che simpatico. E allora veniamo a noi, eh? Sì. Dunque, lei abita proprio vicino al luogo del famoso delitto. Guardi la combinazione. Proprio vicino al luogo del famoso delitto. Bel posto, credo, eh? Una vista magnifica. Ah, come veduta è fantastica. Sì, 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 sì. E così la famosa notte del 12 marzo, lei ha visto passare una macchina nera. Vida, veramente, io ho già detto alla signorina. Come? Lei non ha visto passare una macchina nera? No. Ma dico, signor Esposito, ma dico, lei si rende conto della gravità di quello che dice? Per dirci, lei mi sta sconvolgendo tutto il corso delle indagini. Signor Esposito, lei sta affermando che quella notte nessuna macchina nera è passata da quel posto? No, io non dico questo. Oh, dunque l'ha vista passare. No, io non asserisco che non sia passata, che io non l'ho veduta. Ma cioè, forse non ricorda di averla vista. Ma è naturale, accade sempre così, è passato del tempo. A tutti i testimoni accade così. In principio c'è un po' di confusione, un po' di stordimento, poi a poco le idee si chiariscono. E così accadrà anche al nostro signor Esposito, che ci dichiarerà d'aver visto passare una macchina nera. E così collaborerà con noi al trionfo della verità e della giustizia. Io non la posso fare questa dichiarazione. Ma lei non può dichiarare di aver visto passare una macchina nera? No. Ma perché, scusi, signor Esposito, lei nella sua vita non ha mai visto macchine nere? Su, via, signor Esposito, lo ammetta. Beh, sì, ne ho viste tante. Ma lei ha visto passare la macchina nera e ha sentito un urlo invocante aiuto. Aiuto? Quale? Dove? Come? Quando? Lei non ha sentito un urlo invocante aiuto? No. Ma, scusi, signor Esposito, in tutta la sua vita lei non ha mai sentito qualcuno gridare aiuto? Via, signor Esposito, lo ammetta! Ma che c'entra? Sì, l'avrò sentito. Ah, lo vede? Lei ha sentito un urlo invocante aiuto, si è precipitato e ha visto il cadavere. Cadavere? Già. Yeah. Quale? Come lei? Lei non ha visto il cadavere? Quale cadavere? Ma che simpatico, ma che simpatico! Il nostro signor Esposito diceva dare ad intendere che in tutta la sua vita non ha mai visto un cadavere. Signor Esposito, via, lo ammetta. E che c'entra? Sì, l'ho visto il cadavere. L'ha visto il cadavere? Lo vede? Eccolo qua, il nostro signor Esposito. Riepiloghiamo. Le ha visto passare una macchina nera. Ha sentito qualcuno invocare aiuto. Ha visto il cadavere. Ecco qua il suo memoriale, una bella firmetta. Ma scusi, questo è il mio memoriale? Sì, ma sì. Qua. Eh sì, sono le cose che ha detto poco fa. Ma questo è un romanzo d'appendicite. Io forse sarà un po' lungo, ma perché per la pubblicazione bisogna infiorettare un po'. Io potrei anche farglielo leggere, ma il tempo stringe, vero signorina? Dobbiamo andare in macchina. Ecco qua, una bella firmetta qui. Ecco. Questa è per lei, per il tempo che l'abbiamo fatto perdere, come rimborso spese, una bella firmetta. Questa è per lei. Non capisco come... Una firmetta piccola, piccola. Piccola, piccola? Piccola, piccola, piccola. Proprio... Ha visto che era proprio una sciocchezzina? Effettivamente. Per lei. Grazie. Signorina, come d'accordo. Se lei mi permette, la accompagno un momento in quel piccolo salottino. Sì. Tra pochi istanti verrò a chiamare. Sì. Sì. E mi occuperò completamente e solamente di lei. Faccia il suo comodo, eh. Prego. Avanti.
Signori, il nostro uomo ha firmato il memoriale. Provvedete che sia immediatamente installato in un grande albergo. Che sia rimessa a nuovo, restauro generale. Dobbiamo fare di lui l'uomo del giorno, creandogli intorno un'atmosfera di mistero. Mi raccomando la massima sorveglianza. Che nessuno l'avvicini fino all'uscita del memoriale. Qualcuno potrebbe aprirgli gli occhi. Per la pubblica opinione, da questo momento è nato il figlio del secolo. Sei pronta, cara? Eccomi, ti piace questo vestito? Sì, è carino questo abituccio. Oh, e dimmi un po', come ti trovi in codesta stanzuola? Che domande, benissimo, è una stanza meravigliosa. Beh, non esageriamo, beh, c'è molto di meglio. È tutto bello qui, mi sembra di sognare. Ma che succede? Ancora non mi hai detto come e perché ci troviamo qui. Ti spiegherò dopo, adesso sbrigati, andiamo giù. Ho fatto riservare un tavolo tutto per noi. Giù, andiamo nel salone. Ve lo dicevo io, delitto. Eccolo qua, il figlio del secolo ha parlato. Chi è il figlio del secolo? Questo, testimonio oculare. Signore. Cameriere, prego. Desidera, signore. Mi procuri una copia di quel giornale, per favore. Anche a me. Ragazzo, fammi a comprare una copia di quel giornale. Scusi, permette? Prego, s'accomodi, legga pure. Notizie attendibilissime. Ma insomma, io vorrei proprio sapere da dove vengono tutti questi soldi. Niente, è un lavoro letterario, una collaborazione giornalistica. Ho detto delle cose a un editore. Ma che cosa hai detto? Ho detto che ho visto una macchina, ho sentito un urlo di un aiuto e ho visto un cadavere. E per queste cose? Beh, bisogna vedere le cose come si dicono, figliola mia. Eccolo. Qui, attenzione. Ragazzi, ricordatevi, la consegna è che nessun redattore dei giornali avversari possa avvicinarlo. Lasciamola assiderare un tantinello. Come? Sì, facciamola raffreddare, insomma. Dottor, che vergogna. Perché? Ma ci guardano tutti. Ci guardano perché mi hanno riconosciuto. Io sono un personaggio, sono stato un grande attore, ex, ma grande. Cesare, io voglio un autore. Tesoro, sei impazzita, non vedi che è in compagnia? È un'occasione unica, è il figlio del secolo. No, Cesare. Amore mio, che cosa mi fai fare? Va, va, va. Scusi, signore. Dica. Io sono sfacciato. Sì? No, dico sì, dica. Io sono a chiederle una grande cortesia. Ma se posso? Vorrei un autografo. Oh, certo. Sa, non è per me, è la mia sposina che ci tiene tanto. Molto, proprio molto, ci tengo. Siccome, signore? Sai, ci tengo, scusi, sa, prego. Sarà un fastidio per lei, ma per no? Per carità. Ecco qua. Il tacchino. Il tacchino. La penna. Ma non scrive? Provi a scuotere. Così? Sì, forte, forte. Sì. Vuol dirmi il suo nome, signore? Sì, Filomena. Filomena. Filo. Filo. Nena. Non scrive? Non scrive.
mai? Filomena. Il suo cognome, signora, per cortesia? Ossobuco. Ossobuco? Sì. Ossobuco? Milanese? No, napoletana. E a Napoli ci sono gli ossobuchi? Tanti ce ne sono, eh? Sì, deve essere qualche famiglia importata, ma vero? Forse. Perché gli ossobuchi sono milanesi. Ah, sì. O meglio, lombardi. Lombardi. Filomena Lombardi. No, ossobuco. Ossobuco, sì. Mi dica un po', ossobuco con due buchi? O... No, con... Ossobuco. Con una B. Con un buco solo. Osso buco, con un buco solo. Mi risale. Si fa. Buco. Con un buco. È napoletano, vero? Sì, sì, napoletano, già, eh? Già me l'ha detto, sono napoletano. E che c'entra, perché gli scrivi napoletano? Sì, vabbè. Sa, sono un po'... E di? No, Fuggennaro. Fuggennaro? Sì. Ah, Fuggennaro. Sì, sì. Strano. Credevo fosse stato suo marito. No, Fuggennaro, papà. Ma papà Fuggennaro? Papà è morto. Morto, oh, mi dispiace. Povero papari. Esegui, signora, facciamo esegui. Poteva morire suo marito, era vero? No, perché poverino. Io scherzo. Lo so. Ecco qui la mia firma, la mia rispettabile firma. La signora è servita. Grazie assai, prego, grazie. A lei, dov'è? Grazie. Eccolo qui. Grazie tanto. Grazie a lei. Prego. Di cuore. Beh. Cesarì. Che c'è? Ma che ti senti male? No, perché? Ma che ti è venuto in faccia? Perbacco, è vero. Ma che? Che sia il morbillo. Ma questo è inchiostro. Ah, ah, cioè, ma c'è, è vero. Guardati, guarda. Ah, no, non è niente. Non è niente. Ecco fatto. Il moro di Venezia. È stata quella pennaccia su. Perbacco, anch'io mi sono sporcato le dita. Cameriere. Prego. C'è qualche cosa per pulirci, scusi. Vogliono accomodarsi alla toilette? Sì, ah, sì, grazie. Sì. Con permesso. Alla toilette. Con permesso. Prego, prego. Andiamo alla toilette. Ah, che uomo straordinario, signorina. Fu così che Sonia apprese la verità. E appena fummo nuovamente soli... Come puoi aver voglia di ridere? Guarda qua. Perché? Che succede? Adesso capisco il perché dei soldi, dell'albergo, del vestito. Perbacco. Che succede, là? Ho paura che quella stupida gli stia aprendo gli occhi. Attenzione, non vorrei che ci combinasse qualche brutto scherzo. Ma io non ho detto tutte queste cose. Hanno inventato. Ma per l'amor del cielo, devi ritrattare tutto. Certo, si capisce. Ragazzi, allerta, come d'accordo. Signor portinaio! Comandi, signore. Per cortesia, mi sa dire dove è il commissariato dei paraggi? A due passi un da momento, qui, all'angolo. Prego. Signor Esposito, che cosa le è successo? Niente, niente, niente. Ma lei ha fatto qualche cosa? Non mi è successo niente, sono immune. Ho capito, lei ha bisogno di noi. Ma non ho bisogno di nessuno. Sì, ma mi lascia andare, signore. Ha bisogno di noi, non ragazzi. Non ho bisogno di noi. Ha bisogno di noi, signore Esposito. Ma quello non è bisogno di noi. Ma scusi, lo coloro, cosa vogliono? Ma mi lascia andare. Ma che cosa? Mettele le nostre mani. Ma non è che ha bisogno di noi. Ma dove mi si conduce? Ma stai, ma dove? No, ma questo che era... Che sporcheria è questa? Eccolo qua. Ma cosa succede al nostro caro signor Esposito? Direttore, come lei aveva previsto. Voleva andare al commissariato. Abbiamo preso il tempo. Ma cosa voleva andare a fare al commissariato? A smentire tutte le menzogne che mi avete attribuite. Avete sentito? Ci voleva smentire. E invece il nostro caro signor Esposito... Stia fermo con le mani. Non andrà al commissariato perché noi lo chiuderemo a chiave qui dentro. No. E anzi, per impedirgli di commettere altre follie, questi signori gli toglieranno il vestitino. No. Lo lasceranno in mutandine fino a nuovo ordine. Ma questo... Ma che simpatico. Spogliato. Ma questo è un abuso. È un sequestro di persona. No, ma non è così. No. Ma cosa? Ma che simpatico. Ma che simpatico. Ma vada piano che mi fa male. Possiamo cominciare. Ragazze, svelte. Vent'anni. Fior di pesche. Open gate.
bellissimo. Samurai! Moulin Rouge! Via Veneto! Antonelli! E ora il grande silenzio! Che modi! Vai, silenzio, tu lo fa la stupida! Giovanotto, parli come Bati, Bati come parla, sa? Io sono una persona per bene. Ah, una persona per bene? Ma non mi fa ridere! Facevo ridere a lui, facevo. Voglio parlare col commissario. Vuoi parlare col commissario? Dai. Adesso ti facciamo parlare col presidente della Repubblica. Spiritoso. Ma aspetta il turno come le altre, su. Ma che altre? Qui c'è un equivoco. Perché? Io non sono una di quelle. Ho capito, sei una di queste. Fai silenzio! Ma va là, Terrun. Ti dico io. Ti dico. Ammazzate quanto sei brutta. È bello lui, è bello. Bell'uomo, voglio parlare col commissario. Ho una comunicazione importantissima da fargli. Vai. Au, e comincia, state zitta, eh? Ma chi sarà mai? E non lo vedete? Ama Gardner. Fatecela parlare col commissario. Silenzio! Ma che succede qui? Commissario, c'è questa signora che vuol parlare con lei. Dice che ha una cosa importante da dirle. Ma chi è? L'hanno portata con le altre, signor commissario. Però lei dice che abbiamo preso un granchio. E lo credo anch'io. Con quella faccia. Oh. De gustibus. Venga, signora. Signora! Signora, prego, si accomoda. Ma come? Sì, prego. Subito. Permesso, pupe? Permetti, pupa? È bello lui, è bello. Lei è il commissario? Sì, signore. Venga con me. Si accomodi. Senta, grazie. Dunque, cosa c'è di così importante? Innanzitutto, dottore, lei deve sapere che io non sono una donna. Questi sono affari suoi. Venga al fatto. Sarò breve, dottore. Il fatto sarebbe questo. Io abito in una specie di quei chalet svizzeri, sa? Nei pressi del fiume. Nei pressi del fiume ci sono degli chalet svizzeri. Ma dove? Come dove? Dottore, quelle casettine bassine, fatte in muratura in legno. Dove abito io? Ah, le baracche. Beh, chiamiamole baracche. No, quelle sono baracche. Appunto dico, dottore. Dunque, deve sapere che nei pressi della mia casa è successo il delitto. Ma la macchina nera io, però, non l'ho vista. Lui mi diceva che in vita mia una macchina nera avrei dovuto vederla non solo, ma sentire anche un urlo invocando aiuto. E io dicevo no. Lui diceva sì. Sa, queste cose come vanno a finire, mi hanno fatto firmare un memoriale dandomi anche dei soldi perché io vedessi il cadavere. Dunque, lei deve sapere, dottore, che io vivo con una ragazza che proteggo. Pure? Sì. E il cadavere nemmeno l'ho visto. Visto sì qualche macchina nera, e chi è che in vita sua non ha visto una macchina nera? Scommetto anche lei, chissà quanta macchina nera ha vista. Dottore, lo ammetto. Ma sì, lo ammetto. E poi? Oh, viva la faccia! Dunque, che cosa è successo?
che siccome io ho visto delle cose, insomma, vicino al fiume, che la casa con lo chalet, perché io mi affaccio e vedo il mare, cioè il mare non lo vedo, ma vedo l'acqua del fiume che può essere come un mare, tutti questi adesso hanno scritto sul giornale che io sono testimone oculare della vittima. Lei, dottore, di tutta questa faccenda, mi dica la verità e mi guarda negli occhi, che cosa ne pensi? Penso che la vittima sono io, perché non ho capito una parola di quello che ha detto. Dottore, lei non è solo. Perché? Perché non ho capito niente neanche io. No, non faccia la spiritosa. Ah, intanto, come si chiama lei? Io, sì. Avanti. Avanti? Avanti. Cosa c'entra lei? Le davo una mano. Cosa c'è? Benissimo. Benissimo. Fate passare. Adesso credo cominceremo a capirci qualche cosa. Prego. Il delinquente. Signor commissario. Tanto, tanto, tanto lieto. Piacere mio. Io sono il direttore del periodico ieri, oggi, domani. Sì, la conosco, commendatore. Questi sono i miei redattori. Signor commissario, noi siamo tutti vittime di un volgare raggiro organizzato e attuato da questo losco individuo vestito da donna. Vestito da donna? Ah, lei è un uomo! E non gliel'ho detto prima, non mi ha lasciato il tempo di spiegare. Silenzio! Signor commissario, costui ha venduto al nostro giornale un memoriale asserendo delle falsità sul delitto del fiume. Qualificandosi testimone oculare. Pretendendo e intascando un esoso compenso. Mettendo per condizione di essere alloggiato in un grande albergo. E quando ha capito di essere stato scoperto, per sfuggire alla giusta punizione delle sue malefatte, ecco con quale travestimento tentava la fuga, signor commissario. Ma cosa dite? Non è vero, dottore, mi creda, i fatti non stanno così. E insiste, sai. Che faccia tosta. Ma è incredibile. Delinquente. Dottore, non vorrà mica credere a questa gente. Io non credo a nessuno, credo solo ai fatti. Ma si vergogni e si tolga questa mascheratura. Lei sporge denuncia? Oh, dottore, è ovvio. Denuncia per truffa con raggiro. Millantato credito, abuso di fiducia, appropriazione indebita. E fu così che per colpa del famigerato caporale mi feci anche 3 mesi di carcere. Questa è la mia storia, dottore, nella quale credo non ci si arrende di nuovo. Storia che si ripeterà sempre finché sulla faccia della terra esisteranno gli uomini e i caporali. La sua teoria non fa una grinta. Lo vede? Ho imparato più da lei che in 20 anni di professione. Sono veramente lieto di questo incontro. Prego. Sì? Ah, sì, è ancora qui. Trattenerlo? Ma nemmeno per idea. No, no, anzi, lo lascio libero subito. Che? Va bene, glielo dirò. Sì. Caro amico, c'è giù qualcuno che l'attende. Qualcuno? A me. E chi può essere? Non saprei. Ma... Totò! Sonia! Come stai? Bene. Quanto tempo che non ci vedevamo. Sono circa 5 mesi. Da quella sera ti ho cercato dappertutto, ma nessuno è stato capace di dirmi niente. Sola, senza di te, ho passato dei momenti terribili. Come? Nessuno ti ha detto mai che io... Oggi finalmente ho saputo tutto e sono corsa qui per rivederti. Lo sai che ti voglio tanto bene. Invece, credevo che tu mi avessi dimenticato. Oh, come avrei potuto dimenticarti. Ma lasci di guardare. Come sei elegante, come sei chic. Ma che è successo? Tante cose sono cambiate, sai, in questo tempo. Anzi, devo dirti qualche cosa che ti farà piacere. A me? E che sono certa, ti aspettavi da un pezzo. Sì. Vieni. Aspettavo da un pezzo, è vero, sì. Ti presento mio marito. Piacere. Il piacere è tutto mio, scusi il guanto. Prego. La Sonia mi ha parlato tanto di lei. Sa che per la Sonia lei è stato come un fratello. Beh, ho fatto quello che ho potuto. Ma più che un fratello, un padre. Figurati che quando siamo arrivati... Dico, quando vi siete sposati?
8 giorni fa a Milano. Ho telefonato in fabbrica stamattina al papà, mi ha detto che è pronta la casa e pronta anche l'alfetta. Il papà ci ha regalato l'alfetta per le nozze alla Sonia. Vieni anche tu a Milano? No, io ho degli impegni. Bravo, affari, affari, affari. Stella, dai che è tardi. Vieni con noi? Ci dà un passaggio fino in città. No. E ci dà un passaggio. Io devo aspettare. Allora, a ver, rivederla. Scusi, guarda. Prego. Dai, Totò, lo conosco. Non mi dire niente, non mi dire niente. Hai fatto bene, vai. Arrivederci, Totò. Ciao. Lei viene mica in villeggiatura a Portofino quest'estate? No. Ma perché? Ma. Ma allora se passa di là ci venga a trovare. Arrivederci. Arrivederci, Totò.